Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Sono qui in compagnia di Ketty Cialdi di Pollici Rosa. Stiamo girando una playlist dedicata agli alberi e agli arbusti. In questo momento Ketty ci parlerà di un pino marittimo, giusto? Pinus pinea. E lo vediamo in versione proprio mini, eccolo qua. Cosa puoi dirci di questa pianta? Allora, possiamo dire che è una pianta estremamente semplice da riprodurre, infatti nasce, si ripropaga per seme. Il pinolo, ovviamente non come siamo abituati a vederlo nei supermercati, ma compreso del suo guscio di protezione, messo in un vasino così, con del semplice terriccio, come si può vedere, semplicemente torba, e un pochino di argilla, il composto comune che utilizziamo per le nostre piante, posto a dimora in inverno, in primavera si schiuderà e nel giro di un anno avremo una pianticella di queste dimensioni. Questa è una pianta che ha un anno. Questa è una pianta che ha un anno. Però un anno per avere una, giustamente una piccolissima pianta che dopo qui vediamo, ecco, nella sua evoluzione, guardate come è diventata. Qui quanti anni ha qui? Qui siamo invece davanti a una pianta che ha 4-5 anni. Ah, perciò la crescita è lenta. Sì, è una pianta dall'accrescimento lento e sulla quale, diciamo, bisogna un po' lavorare. Infatti, per poter arrivare, partendo da questo cespuglietto qui, a la pianta finale... Ecco, adesso vi facciamo vedere, questa è la pianta finale... Questa è una pianta che ormai ha sicuramente una decina d'anni. Sì, assolutamente. Ecco, dopodiché la pianta comunque basta, prende il suo iter. Bisogna soltanto aiutarla ripulendola in maniera graduale, progressiva, tutti gli anni, da questi palchi di rami che non ci servono più. Perché quindi si tiene il palco superiore. Esatto. Stando sempre attenti a non toccare la guida centrale, perché è su questa che si svilupperà la sua crescita. Andrà in su, creerà nuovi palchi che regolarmente poi... Quindi non... quando si andrà a tagliare la guida centrale... Questa mai. La guida centrale non si tocca mai. Mai. Nella sua vita mai verrà toccata. No, non c'è motivo. Non c'è motivo, perché è la sua guida proprio. Serve proprio alla pianta per andare su e per continuare a sviluppare i palchi in altezza. Ma prima o poi si fermerà. Allora, se non gli capita niente di avverso, il pino è una pianta che raggiunge età venerande, forse non si raggiunge il secolare, perché il pino ha la caratteristica di avere un apparato radicale ed una chioma un filino sproporzionate, diciamo, no? Questa grossa chioma che troviamo nei pini adulti, che quindi prende tutto l'impatto del vento, spesso non trova collaborazione in un apparato radicale un po' troppo superficiale per la pianta che abbiamo di fronte. Quindi rischia anche lo sradicamento. Infatti, per cui a volte quando i pini stanno per raggiungere, diciamo, l'età centenaria, spesso incorrono in qualche bufera, in qualche ventata troppo violenta, che semplicemente lo sradica e lo rovescia. E quindi esatto. Se in assenza di questi eventi tragici, lui... Il pino continua a crescere, anzi, bisogna, anche questa è una pianta che va collocata con molta attenzione, perché crescono tanto, diventano personaggi ingombranti e oltretutto le radici dei pini tendono a sollevare il terreno circostante. Per cui facciamo attenzione, non lo poniamo mai vicino a un marciapiede di casa, vicino a una pertinenza, diciamo, piastrellata. Al vicino. O a una strada. Qui da noi non è infrequente vedere avvallamenti nella strada proprio dettate da grosse radici di piante che ormai davvero quelle sono diventate secolari. Quindi sono in superficie, quindi rischiano di rovinare, logicamente. Rischiano di rovinare assolutamente
il manto stradale o il nostro giardino. Quindi il consiglio di Ketty è quello proprio di scegliere il posto giusto innanzitutto, dopodiché la zona dove noi possiamo piantare il pino marittimo, visto che si chiama marittimo, pregiudica le zone del nord? No, non pregiudica. L'unica attenzione vera che si deve fare per questa pianta è un'esposizione non troppo ventosa, ma non perché tema la temperatura, perché non teme niente, benché sia una sempreverde avendo gli aghi, ma perché appunto i forti venti su una chioma compatta, folta e di notevoli dimensioni, come raggiunge quando la pianta è adulta, può essere vittima, diciamo, di grosse ventate o di bufere improvvise. Ecco, un'ultima cosa che chiedo a Ketty, perché la vedo spesso nei pini marittimi e lo vedo anche in questo, cioè i rami superiori sono sempre molto verdi, dove becca la luce, quelli inferiori tendono proprio a diventare anche un po' brutti. A questo punto cosa si fa? Si tagliano? Cioè... Allora, questo qui è un problema che nasce un po' dall'invecchiamento naturale dei vecchi, della vegetazione vecchia, ma nasce soprattutto proprio da questa tendenza naturale del pino a cercare la luce. Il pino cerca la luce. Se la posizioniamo in modo che abbia luce tutto intorno, questo fenomeno si verifica molto meno frequentemente. Ah, quindi se è lasciato da solo... E lui sta è stretto, okay. Questo posto gli va stretto, per cui lui va in su, cerca la luce e queste parti qui diventano inutili. Quindi anche nei giardini dove si vede questo fenomeno è perché sì, praticamente intorno vi sono altre piante che gli portano via la luce. Oltre a un invecchiamento naturale, poi è chiaro che se ci troviamo di fronte a delle porzioni secche come questo, finché diciamo ci è possibile farlo in maniera proprio praticamente parlando, li possiamo togliere, non pregiudica assolutamente niente, perché poi il ramo è vitale. Bene, allora abbiamo esaudito questa mia curiosità. Alessandro, il nome lo diciamo bene? Pinus Pinea. Pinus Pinea, qui presente. E Ketty Cialdi vi salutano da questo bel posto. Vi ricordano sempre di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate gente e condividete nei social i nostri video. Ciao e alla prossima! Ciao.